ha bisogno di opportuni affinamenti rispetto a specifici profili operativi. Anche in questa connessione, con il dibattito in atto in Europa sui temi della gestione dell'enorme flusso di profughi provenienti dal Medio Oriente e dalla Siria in particolare, l'entrata in vigore della nuova intesa concorrerà a contrastare con maggiore efficacia la criminalità e a rafforzare il fronte comune contro la gravissima minaccia terroristica e contro la piaga del traffico internazionale di esseri umani. In una fase di particolare delicatezza per la tenuta dei vincoli di solidarietà tra Paesi membri fondatori dell'Unione Europea. Come è emerso anche nel corso dell'esame in Commissione, non vi è dubbio, peraltro, che lungo il confine tra Italia e Francia si trovino numerose località turistiche di mare e di montagna, dove in talune stagioni dell'anno l'affluenza è assai concentrata e dove quindi diventa più stringente l'esigenza di sicurezza per i cittadini e quella di maggiore chiarezza per le nostre forze dell'ordine rispetto ai propri ambiti operativi. Per tali ragioni, che mi paiono essere molto chiare, auspico un iter celere di approvazione di questo provvedimento. Grazie. Grazie onorevole Manciulli. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, che però rinuncia. Non ci sono altri iscritti a parlare e quindi si chiude la discussione delle linee generali. Non avranno luogo repliche. In seguito alla discussione è rinviato la parte pomeridiana della seduta. Passiamo alla discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato 3157, ratifica e esecuzione accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra la Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino con allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avverto la Commissione Affari Esteri, si intende autorizzata a riferire oralmente e per la Commissione Affari Esteri interviene l'onorevole relatore Arlotti. Prego. Grazie Presidente, grazie per innanzitutto la soddisfazione che da parte mia c'è per questa designazione DREM alla Commissione Esteri ai fini dell'esame del provvedimento relativo all'accordo tra Italia e San Marino, designazione disposta dal mio gruppo in considerazione del mio particolare legame con la Repubblica del Monte Titano, connesso alle mie origini riminesi, ma soprattutto alla mia esperienza professionale come operaio di una fonderia sammarinese, successivamente a favore anche dei lavoratori frontalieri e anche per altri provvedimenti che sono stati ratificati. Fatta questa breve premessa personale, segnalo che l'accordo in esame di cooperazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino si inserisce in una complessa vicenda risalente all'accordo aggiuntivo di amicizia e di collaborazione del 1953, quando la Repubblica del Titano rinunciò espressamente all'esercizio del diritto ad una stazione radiotelevisiva indipendente. Fino al 2005 è stata possibile una proficua collaborazione fra la RAI e San Marino RTV, delimitando con precisione